Cattelan a sempre mezzo giorno, caso Belen, Antonella tocca un tasto dolente. Alessandro Cattelan e la polemica su Belen, Antonella Clerici gira il coltello nella piaga. E, intervenuto in diretta nella puntata di E, sempre mezzogiorno andata in onda oggi, lunedì 2 ottobre 2023, Alessandro Cattelan, Ceda Poco e tornato in seconda serata su E con il suo programma Stasera C Cattelan. La settimana scorsa finito al centro delle polemiche per via della sua satira sull'ospitata saltata di Belen Rodriguez, ironia che non è piaciuta a Fabrizio Corona e neppure a Sabrina Ferilli, entrambi scesi in campo per difendere la Rodriguez. E oggi, appena Alessandro si è seduto sull'altalena dello studio del programma del Mezzogiorno di Rai 1, la padrona di casa ha girato un po', il coltello nella piaga dicendo, Belen ti ha dato buccia. Antonella Clerici e Alessandro Cattelan salutano Belen Rodriguez, le mandiamo un bacio. Ho visto che l'altra volta Belen ti ha dato buccia. Ha dunque detto la conduttrice di E, sempre mezzogiorno al collega C, temendo probabilmente l'ennesima polemica, la ha subito interrotta mandando un saluto attraverso le telecamere alla Rodriguez. Poverina, le mandiamo un bacio, sono state le parole di Alessandro, alle quali sono seguite quelle di Antonella che ha sottolineato. Ma si scherza, Belen lo sa che tu sei ironico. Tu sei così, se lo facessi magari io non sarebbe così. Ci uso il piccolo siparietto non previsto su Belen Rodriguez, Antonella Clerici ha iniziato una sorta di piccola intervista a Cattelan, al quale ha chiesto. Partiamo dal tuo look, questo taglio di capelli è voluto o hai litigato con il parrucchiere, e Alessandro ha risposto ironicamente che si aspettava una domanda del genere. E, sempre mezzogiorno, Antonella Clerici fa gli auguri a tutti i nonni per la festa di oggi. Al inizio della trasmission, entrando in studio la conduttrice di E, sempre mezzogiorno, di recente scoppiata in lacrime all'improvviso in piena diretta, ha invece fatto a tutti i nonni in ascolto gli auguri, essendo oggi, 2 ottobre, la festa dei nonni. I nonni sono la memoria storica anche della nostra Cucina, ha detto. Siamo già al primo lunedì di ottobre, il tempo vola, sembra iri il giorno in cui abbiamo iniziato, ha asserito inoltre, il tutto con il sottofondo della sigla della Casa nella Praterica, storico telefilm, che lei ha commentato dicendo, lo sapevo che oggi il maestro mi avrebbe preso in giro.